Buongiorno a tutte ragazze, benvenute al video dei promossi e bocciati di maggio 2013. Allora, questo mese sono un po' in ritardo perché sono in periodo d'esame ultimamente, quindi ho poco tempo, per cui l'avevo anche detto su Facebook che il video dei promossi e bocciati questo mese sul mio canale sarebbe uscito un po' più tardi. Apprezzate lo sforzo, spero vi sia utile lo stesso. Allora, in questo video probabilmente ci sarà una condizione di luce un po' scarsa, perché purtroppo fuori è nuvoloso e quando è così diciamo che sembra un po' più scuro il video, spero che comunque si vedano bene le cose, anche perché non me le devo far vedere chissà quante. Quindi cominciamo subito perché questo mese ho ben 2, 4, 6 promossi e 2 bocciati, che poi diciamo che i promossi sono anche le cose che io ho utilizzato di più questo mese, quindi sono i più utilizzati e i promossi. Allora, iniziando dalla base, questo mese io mi sono truccata, calcolata 8-9 volte, non di più, mi sono truccata poco. Ed ogni volta che mi sono truccata, praticamente ho sempre fatto questo trucco che adesso vi faccio vedere, tranne una volta. Allora, per la base ho utilizzato questa. Questa è una cipria di Kiko che si chiama Soft Light Powder, cipria cotta minerale, ed è la numero 02. Non ho preso la numero 01 perché la numero 01 è bianca, ma proprio bianca che fa diventare la pelle bianca, appunto. Questa era quella con un colore un attimino più umano, come dico io. Allora, contiene 7 grammi da 18 mesi di scadenza ed è appunto una cipria cotta. Si presenta con il packaging appunto bombato e gommato. Poi c'è uno specchio qui, dove si vede la mia finestra, e poi c'è la cipria, che è questa, la numero 2, che era cotta, adesso come vedete si sta appiattendo. Allora, è così. Vi faccio uno swatch. È setosissima al tatto, ragazze. Vediamo. Ok, questo è il colore 02. Si vede. Poi ovviamente una volta sfumato diventa più chiaro. Allora, io questa l'ho utilizzata al posto del fondotinta questo mese, cioè il mese scorso, perché siamo a giugno. Non perché abbia una copertura da fondotinta, però uniforma bene l'incarnato. Ovviamente sotto andavo a mettere il correttore sia sulle occhiaie che sulle imperfezioni. Ora ne ho una grandissima sul naso, spero non si veda. Quindi andavo a mettere il correttore e poi questa per uniformare. È una buona cipria, però non è una cipria opacizzante, cioè non mantiene il sebo, serve per lo più a dare un effetto illuminante, cioè è come la Mineral Skin Finish di MAC, è la stessa cosa praticamente. Appunto, dà un effetto più luminoso, se vedete, ecco, il viso risulta un po' illuminato, non lucido, luminoso, è un bell'effetto, cioè si può usare su tutto il volto, non è un illuminante che si mette soltanto sugli zigomi, per intenderci. Io stamattina ho dei capelli orrendi comunque. E mi è piaciuta molto. L'unico neo di questa cipria è che costa un po' rispetto ad altre, perché costa 11,50 euro. Però, se calcolate che la Mineral Skin Finish di MAC costa più di 20 euro, diciamo che questa costa la metà, e secondo me la funzione che svolge è la medesima. E la faccio rivedere, appunto, è questa qui. E ci sono ovviamente in vari colori: c'è dalla numero 1 che è proprio bianca, ma io non ve la consiglio perché fa la faccia cadavere. Questa è la più chiara umana, fino a colorazioni più scure. Quindi, questa qui è il primo promosso. Per ciò che concerne la base, ho una terra e di questa terra io ve ne avevo già parlato in un video acquisti di maggio dell'anno scorso, se non ricordo male, ed è la Bronzing Powder di H&M. È completamente specchiata, quindi va bene, vedrete il mio sfondo, ecco, quella è la mia finestra. Comunque, si presenta appunto in una confezione dorata a specchio, contiene, aspettate che vi dico, 8,5 grammi ed ha una scadenza di 24 mesi. L'inci c'è, sì, l'inci è questo. Allora, la terra si presenta con uno specchietto all'interno qui sopra e questo è il prodotto. Come vedete, non mi piace per niente. Allora, è una terra che io utilizzo sempre per il contouring a livello di colore che sono adesso. Ve l'ho detto, la mia pelle cambia colore durante l'anno. A me basta prendere un po' di sole e prendo abbronzatura, quindi cambia colore. Non sono né sempre chiara né sempre scura, ecco. Per ora che sono chiara e che non ho ancora preso il sole, questa terra mi funge benissimo da contouring perché è chiarissima. Tant'è che nello swatch si vede appena, eccola qua. È chiarissima e per noi che siamo chiare, che comunque è difficile trovare una terra chiara, questa secondo me è buona, assieme a quella di Bottega Verde che vi avevo fatto vedere nello scorso video. Costa 2, no, costa 2,95 euro, 3,95 euro, non ricordo. Penso che ci sia ancora, perché l'ultima volta che sono stata all'H&M di Palermo io, un mesetto fa, o un paio di mesi fa a questo punto, non mi ricordo. Comunque l'ultima volta che sono stata io all'H&M c'era, quindi penso che sia in linea permanente. Se la trovate io ve la consiglio, è molto carina, chiara, fa un bel contouring e non vira all'arancio, quindi ottimo. Ve la rifaccio rivedere, eccola, ho calcato un po' la mano. E questa è la terra. Fantastica per il contouring e questa si chiama Gorgeous Tan come colore. Quindi questa.
Veniamo agli occhi. Allora, promossi per gli occhi sono quattro prodotti che io ho utilizzato per fare il famoso trucco che vi dicevo, che ho fatto sempre quello tutto il mese, incluso per andare a fare l'esame l'altro giorno ho usato questo trucco, quindi è un trucco passepartout, non è il solito trucco nude appunto triste, matte, eh? È un trucco un po' più colorato che secondo me però è discreto. Allora, il trucco di cui parlo io è il trucco che mi vedete anche nell'ultimo video, il video All Essence Lustres in Full Color, che se vi siete persi vi linko da qualche parte, tipo qui. Clicca. Ok. Allora, praticamente che cosa ho usato? Ho usato sulla palpebra mobile un pigmento della Elf, che è l'unico che io possiedo, anche perché non faccio... Sto parlando troppo veloce, ok? Anche perché non faccio ordini Elf da aprile dell'anno scorso, quindi non mi sono ancora aggiornata sulle novità. Allora, i pigmenti di Elf si presentano nella confezione così quadrata, uguale a quella degli eyeliner, e non vi so dare però altre informazioni perché non c'è scritto nulla. Il mio colore dovrebbe essere gold, ora lo vado a cercare sul sito e se non è il gold ve lo scrivo, ma quello dovrebbe essere. Si presentano in una confezione che non riesco a svitare, ok? In una confezione con un sifter, che secondo me però è abbastanza inutile, adesso vi dirò perché. Anzi, ve lo dico adesso, praticamente il sifter è inutile perché il pigmento è più... la polvere è più grossa, diciamo, quindi non riesce ad uscire dai buchetti, infatti anche se io faccio così... Cioè, vedete, sul tappino non esce niente, non ce la fa uscire da qui. Per cui si deve sempre togliere questo coperchietto in plastica, appunto il sifter. Che succede? Che ogni volta che tolgo il sifter mi sminchio lo smalto, cioè sostanzialmente questo. Quindi se la Elf si ingegnasse con confezioni migliori sarebbe anche meglio. Io intanto appunto sto cercando di toglierlo, ce l'abbiamo fatta. Allora, il colore gold è questo. Ok, ne è caduto mezzo chilo sul tavolo, comunque dicevo, è un oro antico, dopo lo raccolgo. E praticamente lo swatch è questo qui. Eccolo. È molto bello, secondo me sta bene sia che gli occhi castani che agli occhi verdi. Sta molto bene con questi colori. Appunto è questo. E questo l'ho messo sulla palpebra mobile. Anche lui da solo... Ho dei capelli orrendi stamattina comunque. Anche lui da solo fa la sua porca figura. Mi piace molto. Costa 4,50€ se non sbaglio. Ed è appunto questo qui. Ce n'è tantissimo prodotto perché la giarra è piena, quindi non male. Tra l'altro resiste parecchio, anche perché non penso sia minerale. Comunque questo non è quello della linea minerale dei pigmenti. Resiste parecchio. Voi calcolate che io martedì mi sono truccata alle 5 del mattino. Mi sono struccata alle 10 e mezzo di sera e il trucco era perfetto. A parte non fare le pieghette, ok? Però il colore non era sbiadito, era vivo come lo vedete qui, è brillante. Quindi è un buon pigmento, ve lo consiglio questo colore. Gli altri non lo so, ma questo mi è piaciuto particolarmente. Poi nella piega, quindi era un promosso, nella piega poi ho utilizzato un ombretto facente parte di una palette della Fior di Magnolia, che è la palette che si chiama 04 Natural Shimmer, questa. Le palette della Fior di Magnolia le trovate all'Eurospin, contengono 7,5 grammi di prodotto ed hanno 30 mesi di scadenza. Si presentano senza specchio, però c'è la confezione trasparente che vi permette di vedere gli ombretti. Poi c'è un applicatore spugna qui che io adesso ho tolto e ogni palette contiene appunto 4 ombretti. Io di queste, se volete, ho fatto la recensione di tutte le palette che ho sul blog, vi lascio il link al post nel box informazioni se vi può interessare. Comunque, quella promossa questo mese è questa. Più in particolare ho promosso un colore, anche se mi piacciono tutti e quattro. Il colore che ho utilizzato di più per fare il famoso trucco è questo qui, che è questo color bronzo ramato qui sopra, che è questo. Guardate quanto è pigmentato, è bellissimo. Non è neanche particolarmente polveroso, ecco. È questo, mi trema la mano, scusatemi. È questo. E nella piega dà un colore carinissimo, perché da bronzo così, se voi lo sfumate tanto, diventa un rame ed è carinissimo l'effetto. Vi ripeto, avevo questo trucco di cui vi sto parlando nel video precedente, se volete vedere. È molto carino, costano 3,99€ a prezzo intero e io queste qui le avevo prese sconto, questa è un'altra palette a 3,49€, ma anche 3,99€ è un prezzo più che onesto per questa palette, quindi promossa. Anche gli altri colori sono molto scriventi e non ve l'ho sbocciati, certo. Adesso vi faccio vedere. Sono questa qui è tutta shimmer, ce ne sono alcune con colori tutti shimmer, alcune con colori due matte e due shimmer. Gli altri tre colori sono questi: c'è un borgogna molto bello, un rosa chiaro perlato e un oro chiaro, appunto. E sono appunto tutti e quattro molto scriventi. Il rosa è quello un pelino più polveroso, però neanche tanto, ecco, in confronto alle slick sono niente. Quindi ok, questa è promossa, mi è piaciuta particolarmente.
Poi, ultime due promosse sono due matite occhi. Allora, di una non vi sto a parlare tanto perché ve ne ho parlato in altri video. Ed è una long lasting di Essence, che è la numero 2 Hot Chocolate, che è quella marrone. Allora, la marrone assieme alla nera sono le matite della linea long lasting di Essence più durature all'interno dell'occhio. Scrivono benissimo sia all'interno che all'esterno dell'occhio e durano particolarmente tanto. Questa in particolare l'ho messa sempre alle 5 del mattino un altro giorno per farvi capire la durata, fino a mezzogiorno e mezzo era lì perfetta, dopodiché ha cominciato a sbiadirsi verso le 2, però voglio dire dalle 5 a mezzogiorno è stata lì 8 ore, quindi ok, 7 ore magari. Magari 7 ore, ma la matematica non è un'opinione. E quindi promossa, le long lasting di Essence costano 1,99€, hanno 36 mesi di scadenza e contengono 0,28 grammi, quindi questa qui promossa. Ultimo promosso è una matita di Kiko, non poteva mancare, che è una delle Glamourous Eye Pencil del numero 403, questa qui. Le Glamourous Eye Pencil sono le matite temperabili che si presentano così, con il tappino nero. Allora, questa contiene... aspettate che lo trovo, 1,14 grammi ed ha una scadenza di 24 mesi. Il colore 403, allora io adesso ve lo faccio vedere, molti lo definiscono rame, secondo me è più ruggine perché è rossiccio, il rame è più aranciato, ecco vedete questo qui, è bellissimo, è un ruggine, vabbè io lo definisco ruggine, poi ognuno come vuole. Allora, perché cosa l'ho usata? Scrive bene anche all'interno dell'occhio, però io personalmente vi do un consiglio, non usate matite rosa molto accese, cioè non parlo di rosa carne, parlo di rosa accese, rossiccio, comunque di questa tonalità dentro l'occhio, perché dà l'effetto di occhio rosso, di occhio arrossato. Ma alcune magari dicono di no, però io su tutte quelle a cui vedo matite di questo colore all'interno dell'occhio mi danno l'effetto di occhio arrossato, non mi piace, poi ognuno fa come vuole giustamente. Allora, io questa qui l'ho utilizzata nella riva inferiore delle ciglia, quindi qui, però soltanto dall'esterno fino a metà dell'occhio circa, non sono andata qui nella parte interna perché altrimenti è la stessa cosa, sempre all'esterno dell'occhio parlo, l'ho inserita, però anche se la mettete all'esterno e andate fino al... qui all'angolo interno dà sempre l'effetto di occhio arrossato, così invece dal metà, diciamo fino alla fine, questo effetto non c'era. Mi piace molto questa, ma mi piace tutta la linea delle Glamourous Eye Pencil, infatti penso che ci farò una recensione perché ne ho tipo 5 o 6. Mi piace molto perché durano tantissimo e durano tanto sia all'interno dell'occhio che all'esterno. Questa in particolare io non le vado a fissare le matite quando le metto all'esterno, quindi nelle ciglia inferiori. Non la sono andata a fissare, ragazze, mi è durata tutto il giorno, dalle 5 di mattina alle 10 e mezzo di sera mi sono struccata la matitera lì, perfetta. E io non metto né primer né nulla sotto l'occhio, quindi solo la matita. Durano tantissimo, costano 4,20€ mi pare a prezzo intero e quando vanno in sconto vengono 2,90€. Quindi quando vanno in sconto io vi consiglio di fare scorta. Sono dei colori bellissimi, perlati, che appunto se vedete è un po' perlata, però sono fantastiche. Ui, trema tutto, ok. Scrivono bene dentro l'occhio, appunto, mi piacciono tanto, quindi questa qui era promossa. Passiamo ora ai bocciati, che sono due, giusto perché ad un altro gli voglio dare un'altra chance, sono due correttori. Allora, il primo è un correttore della Debbie, di cui vi avevo già accennato qualcosa, ed è questo qui. Si chiama Debbie Concealer Solution Stick Concealer. La tonalità che ho io è la numero 1, Light, è da 12 mesi di scadenza. Io questo correttore non l'ho acquistato singolo, l'ho acquistato in un set assieme al fondotinta, che adesso vi faccio vedere, che è questo, che è il Matte Solution di Debbie, di cui sono arrivata fino a qui. Mi piace molto il fondotinta, però di questo vi parlerò in un secondo momento. La cosa che non mi piace appunto è il correttore, perché è chiaro, quindi già per gli occhiali non va bene, però ho detto vabbè, lo uso sulle imperfezioni, non è un problema. Vi faccio uno swatch per capire il colore. Allora, lo swatch è questo, è leggermente rosato come correttore. Non va bene per le imperfezioni sostanzialmente perché non copre, ve l'avevo già detta questa cosa. Io la metto sul, per esempio sulla macchia del brufolo, la vado a sfumare un attimino col dito e il correttore sparisce, la macchia appunto si rivede in trasparenza. Vado a fare un secondo strato, sembra che copra, dopo 10 minuti di nuovo riaffiora la macchiolina, quindi non copre sostanzialmente. Io non so se lo vendano singolo, però penso di sì. Comunque a me non è piaciuto, appunto non è coprente per quello che cerco io, quindi no, bocciato. Altro correttore bocciato è un correttore dell'Astra, che è in quello che, cioè, è quello che si presenta con il packaging a supposta. Scusatemi, questa è una supposta, non c'è dubbio. Allora, il numero è il 303, credo, perché si sta cancellando. 303 credo sia. Ed è, sì, c'è scritto anche sotto, 303. Ed è appunto questo correttore qui. Anche questo è chiaro, solo che questo l'avevo preso
in modo specifico per le imperfezioni. Adesso vi faccio vedere, vediamo se capisce, secondo me anche così. No, non si capisce forse. Allora, vedete che è lucido? Mi sa che non si vede. Allora, che cos'ha praticamente che non va sto correttore? Io l'ho comprato che era fine agosto dell'anno scorso ed era un po' sciolto, lo vedevo oleoso. Solo che ho detto, vabbè, sarà agosto, magari sarà così sciolto per il caldo. Per cui l'ho tenuto in frigo tutto il tempo, da agosto a tutto settembre. Nonostante lo tenessi in frigo, e comunque il frigo raffredda parecchio comunque, restava sempre così oleoso, quindi ho detto vabbè, lo metto da parte, lo uso questo inverno, anche perché comunque d'estate ero abbronzata l'anno scorso, quindi era un po' più scuro, ho detto lo metto da parte per l'inverno. Se non che anche in inverno, cioè come vedete è oleoso, io non so come farvelo vedere, anche perché sono tutta sbocciata, però è oleoso, cioè vedi, penso che si veda che è lucido, guardate rispetto all'altro. Sta calando la voce, bene. È oleoso, per cui quando io lo metto sull'imperfezione non si fissa, anche se io metto la cipria, tende ad essere unto e darmi sempre l'effetto luminoso, cioè l'effetto luminoso, l'effetto lucido. Non mi piace. Tra l'altro neanche questo copre chissà quanto, quindi non so, non so se è difettato questo. Potrebbe anche essere che magari sia andata male per il caldo, però appunto lo stick che ho io non copre bene, ma se ne sta andando la voce. Comunque, questo è quanto ragazze, questi erano i miei promossi e bozzati di maggio. Spero che il video vi sia stato utile. Mi scuso ancora per la luce, però purtroppo non dipende da me. Vi mando un bacione grande prima di restare senza voce e ci vediamo al prossimo video. Ciao!